Sindaco Bivongi, si adegua ai tempi. Comincia dal 2 maggio la raccolta differenziata, si raccoglie anche l'umido. Praticamente a Bivongi saranno tolti i cassonetti dalla spazzatura. Una conquista. È una raccolta differenziale che abbiamo esternalizzato. Noi già la facevamo, ma era una raccolta parziale in quanto non era compreso l'umido. E l'abbiamo fatto, l'abbiamo voluto fortemente per tanti motivi, sia per un fatto ambientale, igienico, per rendere il paese più pulito, anche perché vedere i cassonetti nel paese, spariranno i cassonetti, non è una bella cosa, ma anche perché noi, dai calcoli da noi fatti, la nostra differenziata non oscillava tra il 30 e il 40%, quindi al di sotto degli standard previsti, perché la legge prevede che noi entro il 2022, ma poi è stata prorogata al 2023, dobbiamo rifermarci a uno standard del 65%, e quindi abbiamo voluto fortemente, con l'aiuto del tecnico comunale che si è impegnato al massimo, con l'aiuto di tutti, anche dell'ingegnere che ci ha seguito, e diciamo siamo arrivati ora all'obiettivo finale. E questo esternalizzare significa anche risparmiare, sindaco? Sì, dovremmo. Perché recupera anche l'amministrazione, recupera, certo, forza lavoro, vero? Recupera forza lavoro, quindi persone, dovremmo anche risparmiare, perché chiaramente se prima noi settimanalmente facevamo 7 tonnellate di indifferenziata, noi speriamo ora di arrivare a 3 tonnellate alla settimana, quindi riduciamo di molti i costi per quanto riguarda la differenziata. Certamente bisogna educare un po' la popolazione, specialmente a Bivongi c'è una popolazione anziana e quindi va educata nel migliore dei modi per evitare che si rilasci l'umido nelle buste per le strade. Penso, io sono convinto che avremo delle difficoltà all'inizio, ma che poi, come in tutte le cose, piano piano li supereremo. Qui c'è l'esperto che spiegherà come funziona questa raccolta differenziata con l'umido, come sarà smaltito l'umido. Ecco, darà un po' di delucidazione ai cittadini. L'azienda che si è aggiudicata il servizio è bandita dal comune di Bivongi, che è stata gestita dalla SUAM di Reggio Calabria. Io sono stato l'azienda che rappresento l'azienda che ha aggiudicato il Come servizio. Si chiama l'azienda? L'azienda si chiama Italserv di Italiano Viaggio. In questa occasione, che abbiamo concordato insieme con l'amministrazione e con il tecnico comunale, diciamo, daremo dei dettagli, visto che ancora sul territorio la raccolta dei rifiuti viene effettuata con i cassonetti stradali, essendo che si passa ad un servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, daremo, diciamo, delle spiegazioni, dei dettagli in merito a come funzionerà questo nuovo sistema di raccolta rifiuti. Ecco, distribuiremo dei volantini dove verrà dettagliato tutto come fare la raccolta. In più ci saranno gli operatori che giornalmente che si occuperanno della raccolta dei rifiuti, che faranno il servizio, che in caso di necessità o come sta dicendo lei, daranno tutte le indicazioni per come fare, per come gestire questo tipo di raccolta. Il servizio verrà fatto tutti i giorni, ogni giorno c'è un tipo di raccolta di rifiuto, l'umido. Allora, l'umido la raccolta verrà fatta 3 volte alla settimana. Se non ricordo male, mi sembra che l'abbiamo programmato il lunedì, il mercoledì e il sabato. Il martedì abbiamo e la carta e il cartone, il mercoledì insieme all'organico, ma in modo separato, verrà raccolto anche il vetro, e il giovedì il multimateriale, che la plastica, lattina in plastica, bottiglia in plastica, lattina in alluminio, scatolette del tonno vuoto, ecco, diciamo, tutto quello che riguarda plastica, alluminio e ferro di piccole dimensioni. Al regime avrà un utile anche il comune, risparmierà soldi. Il comune alla fine dovrebbe, se non risparmiare, non andare a spendere dei soldi in più. È bene specificare che il comune, nel canone che all'azienda corrisponderà mensilmente, è prevista la raccolta, cioè, diciamo, l'azienda si dovrà far assumere gli oneri del costo del personale e di tutti gli altri costi, che sono mezzi, carburante, assicurazioni. Che spesa ha comportato
questo tipo di servizio, nuovo servizio, questo investimento del comune, diciamo, per la raccolta differenziata con l'umido. Per quanto riguarda la parte che dovrà corrispondere all'azienda, mi sembra che siamo intorno ai 90.000 euro all'anno. Invece per quello che andrà a risparmiare sui costi di conferimento, questo qua ancora non abbiamo il tecnico, ne abbiamo parlato un po' grossolanamente delle quantità che già che fate in questo periodo.